Siamo con Luca Dondoni della Stampa. E allora, questa classifica adesso diventa un po' più indicativa dopo il televoto e dopo la demoscopica. Ma io credo assolutamente che siano i tre che sono in alto, sono i tre che poi rimarranno lì. Di fatto, insomma, mi sembra che Mahmoud e Blanco siano ormai partiti e volanti proprio verso una vittoria quasi plebiscitaria. Poi c'è appunto l'incognita Elisa e la bella sorpresa di Gianni Morandi, che devo dire col suo twist sta facendo innamorare gli italiani. Sotto ci sono un po', c'è un manipolo di canzoni molto belle, un bel po' di artisti che se la possono giocare. Ecco, magari secondo me la rivoluzione sarà più da quelle parti, cioè vedremo cambiare di più quelle posizioni. Abbiamo visto San Giovanni passare dal 13° al 5° posto. Hai capito, perché chiaramente poi si muovono molto anche tutte le varie fandom, quindi ovviamente c'è proprio un lavoro di quel tipo. Però indubbiamente sai il discorso che la votazione del sabato sia al 34% televoto, 33% sala stampa e 33% demoscopica, cosa vuol dire? Che in pratica non fa altro che confermare un pochettino l'andamento di voto della settimana. Poi è vero che quando si arriverà ai tre, come tu sai, i tre saranno votati solo dal 100% del televoto. Però io credo che appunto sul televoto non dico viene penalizzata la fandom, però il televoto è veramente ipertrasversale, cioè telefona il nonnetto che è a casa col nipote che gli dice vota San Giovanni, ma magari poi c'è anche la persona, la coppia anziana a casa che ha rivisto Gianni Morandi o ha rivisto Massimo Ranieri e ha voglia di dare un premio agli idoli, o la stessa Iva, no? Di dare un premio agli idoli di gioventù. Possono cambiare tante cose, certo è che in termini di numeri quei tre lì in alto stanno andando molto forte. L'assenza del voto, ad esempio, dell'orchestra è una scelta, un cambiamento, diciamo, condivisibile, che può in un certo senso incidere oppure è secondario? Anch'io mi sono chiesto come mai, sinceramente, non ho trovato una risposta, non mi sono sinceramente soffermato su quello. Votavano nel giovedì, il giorno delle cover, se non ricordo male, quindi avrebbero dovuto votare quest'oggi. Bah, non lo so, non ho un pensiero a riguardo, sinceramente, dovrei mettermi qua a riflettere, non vorrei dare una risposta stupida. I numeri tengono oggi, anche i dati di oggi sono quasi in linea con quelli del 2020, nonostante, verrebbe da dire, anche sembra un paradosso, ma è così, sia stata una serata prettamente musicale quella di ieri. Cioè la dimostrazione che forse non serve necessariamente il grande mattatore per fare grandi numeri. Ma non solo, a parte il fatto che ieri la grande mattatrice è stata Drusilla Föhr, l'ha fatto molto bene. E ha cantato anche lei. E Amadeus è stato molto bravo a fare quello che deve fare un bravo presentatore, cioè quel mini passo indietro per tirare fuori il talento del protagonista. E devo dire che il gioco di ping pong è stato perfetto. E poi non ci dimentichiamo che il mattatore ieri è stato Cremonini, cioè Cesare ha fatto una roba pazzesca, cioè la scenografia che riportava i portici di Bologna, quindi quello che probabilmente vedremo negli stadi quest'anno, tutto un lavoro fatto in maniera veramente molto bella con tutte le sue canzoni, insomma si è preso in mano l'Ares, non se le porta in spalla. E si è ripreso quello che gli era stato tolto nel 2000. Forse se ci fosse stato un Amadeus nel 2000, Cremonini avremmo visto prima. Forse sì, chi lo sa, non lo so, sai, perché lui voleva essere pronto per questa cosa. Ed era un Cremonini diverso. Ed era anche un Cremonini diverso, per cui staremo a vedere. Allora, siamo con Federico Vacalebbre, storica firma sanremese del Mattino. Dopo la classifica di ieri, diciamo che i giochi sembrano un po' più delinearsi. Che ne pensi? I giochi sembrano quelli che avevamo immaginato alla vigilia. Mahmoud Blanco ed Elisa sembrano avere una gara a parte in questo festival. Stranamente concorde la sala stampa con il televoto e la demoscopica, con un Gianni Morandi rampante. Ho l'impressione. Non aspettavo Gianni Morandi lì? Non me lo aspettavo ben messo, mi aspettavo anche qualche posizione in più per Massimo Ranieri, immaginavo che i due Highlander fossero nella parte alta
della classifica. Morandi c'ha un pezzo più veloce, c'ha i social dalla sua, c'ha Jovanotti dalla sua, quindi non escluderei sorprese fino all'ultimo. Poi vediamo le cover che cosa portano, chi la indovina e chi la sbaglia. Ecco, le cover sono un elemento che incide sulla gara. Negli anni passati le cover venivano votate dall'orchestra, quindi stavolta invece c'è questo cambiamento. Ma a prescindere da chi vota, ci sono cover che sono significative proprio per i piazzamenti e altre che possono diventare una cosa a perdere. Per cui vediamo, in queste serate abbiamo visto delle esibizioni non perfette, anche da parte di cantanti di provata anche fiducia. Ragnieri stesso, prima sera, c'è un ascolto che non funziona, che crea dei problemi, ci sono dei ritorni. Nelle prove mancavano sempre metà dei coristi, per cui i cantanti non sono abituati più a un apporto vocale così forte sotto. Vediamo, sì, credo che le possa essere significativa. Se Mahmood e Blanco, se Elisa, se Morandi, se qualcun altro sbaglia la cover o fa un'operazione alla NEC di Se Telefonando, potrebbe spostare la... Diciamo che avanti in questo momento ha tutto da perdere con... Sì, ma magari non c'è nulla da perdere, perché è difficile che i primi tre sbaglino una cover. Potrebbe succedere che Irama, Moro, Pincovallo la azzecchino così clamorosamente da convincere le varie giurie votanti, noi compresi. È un festival che funziona, però almeno i numeri dicono questo. È un festival che funziona e che però ieri sera con Drusilla ha dimostrato quale conduzione si può immaginare per Sanremo. Ironica, leggera, non per forza istituzionale. E dimostra quanto sono inutili, dispiace dirlo, però le figure come Ornella Muti, come la stessa Lorella Cesarini, il monologo antirazzismo andava benissimo, ma per il resto si fa talmente poco che diventi valletta davvero. Drusilla invece ieri sera era veramente co-conduttrice, con una grazia, con un'ironia, e poi serve a battere gli stereotipi, anche quelli di genere, esattamente in questa maniera, con la normalità. Non c'è bisogno più di tanto di fare proclami. C'era una magnifica battuta di Luciano De Crescenzo a Bossi, quando la Lega Nord voleva la secessione. Luciano per reclamare la civiltà della Magna Grecia dice: perché noi eravamo ricchioni molto tempo prima di voi. E basta, ossia è veramente complicato pensare che il monologo di Checco Zalone, che io ho letto con un monologo anti-transfobia, venga visto da qualcuno per qualche battutaccia, ma se non si fanno le battute non si ride. Soprattutto non si conosce il personaggio. Per cui credo che serva un po' di luce a Sanremo, che soprattutto i politici smettessero di appellarsi a una parola. Non può un ciao ciao diventare un pugno chiuso, che pure ci starebbe bene.